Siamo nel backstage di Mario Dice e stiamo ovviamente preparando la parte air. Come potete vedere è una congiuntura piuttosto complessa nella sua costruzione. Comincerei a raccontarvi quello che si voleva dare come mood. Vedete che questa sembra una talk, quasi come un cappello, con dei segni che possono ovviamente fare un po' un effetto più androgino, più che morbido. Questa treccia qui, che è una grafica che sta all'interno per disegnare in modo moderno quello che potrebbe essere invece un effetto più couture. Questa parte, questa coda estremamente pulita, per poi finire con una parte libera, leggermente frisé, con un frisé che poi viene spazzolato, poi prima di uscire in sfilata, viene spazzolato proprio per dare solo l'effetto grafico del segno del frisé. Quindi questi contrasti dove c'è grande grafica e parte scultorea nella parte alta, questa chiusura che dà ovviamente forma e designa la parte della nuca, per poi liberarsi e andare ovviamente a dare questo effetto di volume e anche di contrasto di luce, perché poi vedete che qui abbiamo messo un gel, qui invece c'è solo dello spray, della lacca, e così anche proprio lo stesso colore di capelli diventa diverso sotto la luce. Backstage di Mario Dice, autunno-inverno 2020, Milano. Ciao a tutti!